la pandemia che ha colpito tutti, anche i paesi nella nostra provincia. Qual è stata l'esperienza, l'impatto sulla cittadinanza di Somma Campania e la reazione dell'amministrazione? Ma allora l'impatto è stato da noi importante e un impatto forte, soprattutto all'interno della casa di riposo. Noi abbiamo avuto qualche problema, nel senso che il coronavirus ha colpito pesantemente all'interno della nostra casa di riposo. Casa di riposo che è un fiore all'occhiello del nostro comune, che continuerà ad esserlo, ma che in quel momento ha avuto dei momenti di forte difficoltà, di forte tensione. E noi come amministrazione abbiamo cercato di dare il supporto possibile a chi in quel momento era in difficoltà. Abbiamo attivato delle procedure per i cittadini che erano, grazie anche al supporto della Protezione Civile, abbiamo attivato delle procedure per i cittadini che erano in difficoltà, che venivano toccate soprattutto dalle quarantene e non si potevano muovere da casa. E io devo dire che l'impatto della popolazione sulla popolazione è stato una popolazione che ha risposto bene, che ha risposto in maniera responsabile. Non abbiamo avuto grossi problemi di ordine pubblico o di situazioni da far rispettare. Io credo una popolazione che si è dimostrata matura, sia nel rispettare le regole, ma anche nell'aiuto reciproco. Come amministrazione avevamo messo in piedi, per esempio, dei servizi, con i commercianti di supporto e di spesa fatta a casa, quindi c'era la possibilità per chi era in quarantena o chi era nei momenti in cui, chi era a casa nei momenti in cui da casa non ci si poteva muovere, di poter avere la spesa a casa, di poter avere alcuni servizi a casa. E quindi per me questo è stato un momento anche di, come sempre capita nelle difficoltà, un momento di unione, un momento di coesione in cui ci si è riscoperti paese, ci si è riscoperti comunità, aiutandosi e nelle difficoltà dandosi una mano per uscirne. E per quanto riguarda l'amministrazione, cosa avete in cantiere adesso, anche a medio e lungo termine, per reagire e per ripartire poi in futuro? Allora, noi abbiamo un po' cercato di cambiare il paradigma, cioè nel senso si parla spesso di ripartire e quindi questo sarà un obiettivo, però ci siamo anche posti il problema che probabilmente non sarà possibile fare le cose, fare scuola, fare attività economica, fare attività produttive, fare amministrazione pubblica, essere istituzione nelle stesse modalità che si faceva prima. Bisognerà quindi cambiare modalità di intervento. E come amministrazione abbiamo raccolto questa sfida, abbiamo iniziato a ripensare tutto quello che noi facciamo secondo le nuove modalità Covid, secondo le nuove modalità imposte da questo rischio che abbiamo sul territorio. E non so, parto, faccio degli esempi. L'estate, noi avevamo un'estate culturale molto importante, con ricca di eventi, e la scelta è stata quella di non annullare l'estate culturale, ma di rivederla, cambiare degli eventi, annullare inevitabilmente alcuni eventi e sostituirli con altri tipi di eventi, e portare, proporre comunque alla popolazione degli eventi che fossero compatibili con quelle che sono le attuali esigenze di sicurezza. E devo dire che questo ha messo in moto anche dei meccanismi positivi, perché come spesso capita, ci si mette in moto, ci si reinventa e si sono trovate delle soluzioni anche a problemi e situazioni. Le crisi sono sempre momenti di cambiamento, e momenti di cambiamento inevitabilmente creano difficoltà a qualcuno, però creano anche delle opportunità, e credo che sia un po' il ruolo delle aziende, delle aziende cercare di cogliere queste opportunità, delle istituzioni di agevolare le aziende nel modo che possano cogliere queste opportunità e non essere di ostacolo a sfruttare nuove occasioni che si creano, e i cittadini devono raccogliere questa sfida anche nella loro vita privata.